con Gesù siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo Prima Corinzi, capitolo 1, versetto 18. Amen, il Signore sia lodato. Poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è la potenza di Dio. Amen. Fin qui la parola di Dio. Accomodatevi, fratelli. Gloria a Dio. Sì, la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è la potenza di Dio. Una predicazione che Paolo ha svolto che risulta duplice nelle conseguenze: una pazzia per coloro che periscono, potenza di Dio per coloro che sono salvati, per coloro che hanno realizzato il Signore come personale salvatore. La croce è elemento di divisione, ma la croce è anche elemento di unione. Fratelli, è al tempo stesso un elemento di divisione per coloro che periscono e coloro che realizzano Cristo, ed è allo stesso tempo un elemento di unione, perché è la croce che unisce l'uomo a Dio ed è la croce che unisce gli uomini tra di loro, avendo Dio in loro. La croce, sì fratelli, la croce non è un simbolo, la croce rappresenta un evento glorioso, e la croce non è un pezzo di legno. La croce rappresenta un ponte che Dio ha creato tra Lui e l'uomo. La croce non è un rito magico, ma è il gesto reale e concreto di un Dio pieno d'amore, pieno di compassione. La croce non è solo semplicemente uno strumento, insomma, di tortura, ma è una rappresentazione della vittoria di Gesù sul peccato e sulla morte. E noi siamo chiamati a vivere la croce e a predicare la croce, fratelli e sorelle. E siamo chiamati a viverla e a predicarla, perché la predicazione della croce, quella che è pazzia per gli increduli, che per noi è potenza di Dio, perché lo abbiamo realizzato, perché sappiamo cos'è. Ma perché è pazzia per gli increduli? E Paolo qui si stava in maniera particolare riferendo ai giudei e ai greci. Ma perché era pazzia per loro? Bene, per i giudei Cristo crocifisso è uno scandalo, fratelli. Non potevano accettare il Messia crocifisso. Attendevano un Messia che doveva essere pareggiabile a tutti i sovrani temporali. Insomma, non potevano accettare che un liberatore potesse vivere dei natali così umili e potesse altresì vivere una fine così, insomma, atroce. Era disprezzato, era considerato esecrabile perché era appeso al legno della croce. Ecco, non li aveva accontentati, fratelli, non li aveva accontentati, anche se la sua potenza era stata manifestata ed era stata vista dai giudei stessi. Per i greci era pazzia? Per i greci era pazzia, anche per loro, sì, perché sentire la storia di un salvatore crocifisso per i sapienti greci era qualcosa che non poteva esistere, era un'assurdità. I greci cercavano sapienza, erano uomini di cultura, erano uomini di istruzione,
erano bravi nelle arti, erano bravi fratelli e sorelle nelle scienze. La Grecia era la culla della cultura umana del tempo, era proprio la culla. E nella dottrina della croce non c'era nulla che potesse in qualche modo andare a soddisfare i bisogni intellettuali dei greci, i bisogni del cuore dei greci per loro, che si adattasse in qualche modo alla vanità, che potesse appagare le loro tendenze alla speculazione, alla filosofia, al dibattito dialettico, e sperare di essere salvato da uno che non era stato in grado, per i greci, di salvare neppure se stesso, era pazzia. Insomma, affidarsi ad un condannato, ad un crocifisso, ad un morto, era pazzia. Pensare solamente che quel morto poi potesse essere risorto e che forse era vivente, era una pazzia, non si poteva sentire. Ecco, la predicazione della croce era pazzia. Ancora oggi, sapete, la predicazione della croce è pazzia per tanti. Tanti non accettano un Dio venuto a morire alla croce per l'umanità. Tanti non pensano all'amore che il Signore ha desiderato manifestare per l'umanità intera. Ancora tanti sono coloro che si tengono estranei da quello che Cristo ha fatto per tutta l'umanità. Ancora oggi tanti non credono sia possibile un Dio che è morto e che poi risorge e che poi riappare ai suoi discepoli e che poi ascende nuovamente al cielo e che poi è vivente ancora oggi in mezzo a noi in spirito e verità. Ancora è pazzia per gli uomini, è ancora pazzia. Ma se questo è pazzia per gli increduli, per coloro che hanno creduto, è potenza di Dio. Fratelli, la predicazione della croce è potenza di Dio per coloro che hanno creduto, perché coloro che hanno sperimentato sanno cosa hanno dentro. Coloro che hanno vissuto e toccato con mano l'esperienza della salvezza conoscono realmente Gesù, sanno di cosa si parla, sanno di cosa si sta dialogando, di cosa si sta discutendo, cosa si sta predicando. Ecco, per coloro che sono chiamati e santificati, la predicazione della croce è potenza, è sapienza di Dio. E allora si scopre nella dottrina di Cristo una saggezza ed una potenza infinita. La croce ha vinto sulla saggezza umana. E più avanti, vedete, sempre in Prima Corinzi, capitolo 1, versetto 20, è scritto: dov'è il sapiente? La croce che vince la sapienza umana. Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Dio non ha forse resa pazza la sapienza di questo mondo? O questa croce è al di fuori della portata dei filosofi? Questa croce è al di fuori della portata, insomma, dei politici, degli intellettuali? Forse è al di fuori dei pensieri umanamente possibili e limitati? Seppure quei pensieri e quella mente può essere evoluta sotto tanti altri aspetti materiali. Dio, fratelli e sorelle, ha desiderato salvare il mondo a suo modo, in quel modo magnifico, perfetto, perché il mondo non ha conosciuto Dio con la propria sapienza, è scritto nella parola del Signore. Ecco, bisogna essere pazzi per conoscere il Signore. E allora io desidero essere dichiarato pazzo, se questo mi permette di dire che ho conosciuto Gesù personalmente, perché la predicazione della croce è pazzia per il mondo. Quante volte noi diciamo: abbiamo conosciuto Gesù, e qualcuno dice: ma questo ha perso il cervello. O abbiamo realizzato Cristo nel cuore, e qualcuno può dire: ma questo cosa, insomma, è successo nel proprio cuore, nella propria mente? Sarà accaduto qualcosa? Eppure noi sappiamo che significa abbiamo conosciuto Gesù.
Sappiamo bene cosa significa, abbiamo realizzato Cristo come personale salvatore, abbiamo sperimentato la vita. Quando poi un incredulo sperimenta attraverso la predicazione della croce la grazia e la potenza di Dio, allora quel cuore è trasformato ed improvviso è anche lui a venirti vicino e dire: ho conosciuto Gesù, ho realizzato Cristo, è un pazzo. Anche lui è diventato pazzo. Siamo pazzi. La predicazione della croce è pazzia per il mondo, è pazzia per coloro che non conoscono il Signore. Ma basta poco, perché quella che tu chiami pazzia diventi potenza di Dio e sapienza di Dio. E il Signore ti fa realizzare quello che forse neppure pensavi si potesse realizzare. E allora ecco che quella predicazione, la predicazione della croce, diventa sì pazzia per il mondo, per gli increduli, ma diventa potenza di Dio per coloro che hanno realizzato Gesù. Perché è potenza di Dio? Fratelli, come si può solo pensare umanamente? Un Dio che rinuncia al trono per amore dell'umanità e rinuncia a se stesso per venire qui sulla terra e farsi, insomma, immolare, sacrificare e spargere il suo sangue alla croce per perdonare i peccati dell'umanità. È pazzia. È pazzia pensarlo umanamente, ma è potenza di Dio. Filippesi capitolo 2: pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Pazzia! Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Potenza di Dio. Gloria al nome del Signore. Come si fa umanamente a pensare che Dio, il Padre Celeste, abbia, fratelli e sorelle, provveduto come agnello da sacrificare l'unigenito figlio suo? È pazzia. Eppure il Padre ha provveduto l'unigenito figlio come rimedio, in modo che l'uomo non possa ricevere la punizione eterna. Il Padre che ha provveduto il figlio Cristo Gesù alla croce e ha fatto ricadere la giustizia sua, l'ha fatta ricadere sul figlio. È pazzia per gli uomini, ma è potenza di Dio, fratelli e sorelle, per chiunque crede in lui. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio perché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Solo Dio poteva rimediare al peccato dell'umanità. Solo su Dio poteva essere riversata la giustizia del Padre affinché noi potessimo avere vita eterna in Cristo Gesù il Signore. Potenza di Dio, la predicazione della croce. Dio, sì, Dio, pazzia, è morto per perdonare i peccati dell'umanità. È qualcosa di pazzo per il mondo, qualcosa di assurdo. Cioè, il Signore, un Dio che viene qui sulla terra e decide di morire per perdonare, decide di morire per lavare i peccati di quanti a lui si affidano e si arrendono nelle sue mani. O qualcuno può dire: è pazzia, ma è potenza di Dio. È potenza di Dio. È scritto nella parola di Dio: l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. L'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E ancora oggi quella pazzia per gli increduli è potenza di Dio, perché ancora oggi quanti si affidano al Signore
attraverso la predicazione della croce, conoscendo Cristo morto e risorto, sono trasformati. Sono fratelli e sorelle redenti, lavati, purificati, perdonati da ogni peccato. E non esiste peccato che non può essere perdonato, perché Cristo è morto alla croce. È pazzia per gli uomini, ma è potenza di Dio, è verità. È Gesù che ce lo ha detto, è il Signore che ce lo ha annunciato, è la parola di Dio, la luce sui nostri sentieri che ci illumina e ce lo dice. Ma dove veramente si può pensare che un Dio è morto per liberare dal peccato? È scritto in Romani capitolo 6, il peccato non vi signoreggerà, perché non siete sotto la legge, siete sotto la grazia. Per mezzo di Cristo si manifesta la potenza di Dio. O colui che è morto al peccato non solo viene introdotto nella vita eterna, ma inizia a vivere la vita vittoriosa che Gesù dona. E allora noi ascoltiamo nella parola di Dio un servo del Signore che dirà: sono stato crocifisso con Dio, con Cristo. E non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Gloria al nome del Signore. È da pazzi pensare che un Dio è sceso per liberare dal potere della morte. La morte non ci signoreggia più, non ci domina più. Dopo questa vita non siamo destinati più alla punizione eterna, ma coloro che accettano Gesù come personale salvatore sono portati direttamente alla vita eterna. Sono, fratelli e sorelle, portati per mezzo di Cristo a vivere la vita eterna col Signore. È scritto in Giovanni capitolo 11: chiunque vive e crede in me non morrà mai. Perché dopo questa vita noi abbiamo una speranza ancora. Tanti pensano di vivere per l'eternità in un mondo materiale. Tanti pensano che questa è la vita, questa qua che viviamo, questa terrena. No, questo è un passaggio per la vita eterna che dobbiamo vivere dopo. E tutto quello che faremo qui è una scelta per quello che sarà dopo, fratelli. È un investimento per quello che sarà dopo. E io la mia vita la voglio investire per Gesù. Predicazione della croce è pazzia, ma è potenza di Dio, perché Dio mi ha preparato una casa nel cielo, perché il Signore mi porterà con sé a vivere l'eternità insieme a coloro che mi hanno preceduto. Gloria al nome del Signore, gloria a Dio. È pazzia pensare che Dio manda il Figlio a morire alla croce per fare che cosa? Per unire l'uomo che è polvere, è l'ultimo, è fragile, è peccatore, per unirlo a Dio, al Padre. Cioè, è pazzia. Perché tanto amore per l'uomo che pecca e ancora continua a peccare? Signore, abbi pietà, fatti conoscere in questo mondo, magari attraverso di noi. Signore, utilizzaci, possa essere la nostra preghiera. Eppure Egli è sceso per unire, è morto per unire. Egli è venuto qui per poter unire l'uomo che doveva essere interamente distrutto, per poterlo riunificare a Dio, riconciliare al Padre. È pazzia? Per l'uomo sì, ma è potenza di Dio per coloro che credono. È potenza di Dio. Colossesi capitolo 1: Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È Lui il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui è scritto, dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. E voi che un tempo eravate estranei, nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui
per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto, irreprensibili, se perseverate nella fede, fondati e saldi, senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato ad ogni creatura sotto il cielo. Gloria al nome del Signore per la parola di Dio. Egli che ha abbattuto il muro di separazione, e ad oggi per mezzo di Cristo noi possiamo invocare il Padre liberamente, non c'è bisogno di intercessori. Egli è l'unico mediatore tra l'uomo e Dio, Gesù Cristo è il Signore. È pazzia per l'uomo? Per Dio è potenza di Dio, per coloro che credono è potenza di Dio. Gloria al nome del Signore, possiamo vivere la presenza di Dio in mezzo a noi, o possiamo dire che in mezzo a noi in questa sera c'è Dio. Se entra un incredulo dice questi sono pazzi, ma questa è potenza di Dio. La predicazione della croce è potenza di Dio per coloro che credono. Noi abbiamo la presenza di Dio in mezzo a noi, in spirito e verità. E i veri adoratori lo adorano in spirito e verità. E se questo è pazzia per l'uomo, la predicazione della croce è potenza di Dio. Perché per mezzo di questa presenza, per mezzo di questa preghiera, noi arriviamo al Padre, le nostre richieste arrivano al Padre. Per mezzo di Cristo, Gesù morto alla croce affinché fossimo uniti a Dio e poi diventassimo popolo suo, tutti i sacerdoti abbiamo letto, ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. E poi, fratelli, Gesù che è morto affinché potessimo gustare la sua vita. Oggi noi possiamo dire, l'abbiamo detto, Gesù è in noi. Questa frase qualcuno ci piglia per pazzi. La predicazione della croce è pazzia per gli increduli. Gesù vive nel mio cuore. Eppure noi lo sentiamo, fratelli. Eppure la nostra vita è cambiata. Quello che facevamo prima non è quello che facciamo oggi. È come se Dio in noi ha messo una quiete, ha messo una trasformazione, ci ha staccato completamente dal peccato e ci ha ricongiunti a Dio. Abbiamo assunto una consapevolezza diversa, un pensiero diverso, una visione diversa. Abbiamo veramente il nostro modo di pensare, il nostro cuore, le nostre parole, i nostri atteggiamenti sono diversi. Dio è in noi, è pazzia per il mondo, ma è potenza di Dio. Dio è in noi, gloria al nome del Signore. E quel Dio vivente abita in noi. Noi, è scritto, siamo il tempio dell'Iddio vivente, scritto nella parola del Signore. Oh, Gesù è morto alla croce, ho concluso. Sì, Gesù è morto alla croce affinché noi potessimo vivere. Sicuramente, fratelli cari, ci sono tanti modi e tanto ancora da dire del perché questa predicazione della croce è pazzia per gli increduli. Tra i tanti, ecco le benedizioni che Dio ha riservato, lo Spirito Santo che Dio poi ha donato alla sua Chiesa. Quanto ancora potremmo dire? C'è un mondo di benedizioni dietro la predicazione della croce che ancora oggi realizziamo. Gesù che è la soluzione alle nostre vite, non insomma alle soluzioni materiali che possiamo trovare, è pazzia per il mondo, ma è potenza di Dio, è potenza di Dio. E allora quello che desidero veramente dire col cuore, e nel nome di Gesù lo dico, è lo Spirito di Dio che lo dice proprio a te, se non hai realizzato Cristo e sei degli increduli, per te può essere pazzia, ma questa sera Gesù può trasformare il tuo cuore e può farti diventare un salvato, colui che realizza la potenza di Dio. E noi che abbiamo realizzato la potenza di Dio in quella predicazione, noi vogliamo dire: Signore, grazie, continua ad abbondare le nostre vite, continua ad aumentare in noi la consapevolezza affinché quella potenza
resti concreta nella nostra esistenza. Chiniamo i nostri capi, preghiamo il Signore.